villaggio di Papua Nuova Guinea, che sono questo giocattolo. E vediamo da qui. Eccoci qua, buongiorno a tutti. Eccoci qui nel mio primo, penso che il primo vlogmas. Oggi è il primo. Scusate, faccio lettini, ma sono praticamente raffreddatissima e quindi sono qua a portata di mano. E qui in giro vedete giocattoli, cose del piccolino. Vabbè, e niente, il mio maglioncino, cose varie, vabbè, non ci interessano. Allora, oggi ho fatto la spesa dal DM e Action. Vi metterò, penso, una mini clip del centro commerciale dove sono andata, che è piccolissimo. Era carino, c'era tipo l'allestimento un po' per Natale. Io sono andata solo in un pezzettino perché le cose mi servivano stavo là e di fretta e furia sono andata via. E niente, vi mostro un po' di roba. Cerco di dividerla tra Action e DM, però più o meno vabbè. I prezzi non mi metto a vedere lo scontrino, sono io da penso 3 anni. Ok, iniziamo col DM e ho preso come sempre le traversine. Ho preso, scusate, 1, 2 e 3. Queste, come ho detto, le uso sia per Cleo che per come si chiama? Per Cleo che per Karim. Poi ho preso questo qui, che sono tipo le polverine, quelle per la colazione. Questo al grano, è scritto qua, e da 5 mesi in poi questo ci faccio la colazione, oppure la merenda, che ci metto la frutta tipo schiacciata, che è un po' più liquida, quindi aggiungo questo dentro, poi tiro più duretto. Questo qua, questo mi sa non era 95, una cosa del genere, l'ho pagato. Poi mi sono preso le Madeleines, questo qua, senza glutine, questo mi sa 2-3 euro, costa 2 euro qualcosa. Poi ho preso questi detersivi per le mani, siccome sono, non so, si vede, ho probabilmente un'allergia allucinante alle mani, volevo provare a cambiare detersivo per i piatti, forse mi aiuta. Ho preso questo qua della DM, che dovrebbe, speriamo, essere delicato, quindi un detersivo per i piatti. Questo qua era il cocco, se non mi sbaglio, sì. Questo qua invece è alla lavanda. Ho preso il secondo. Poi ho preso, questo è flame, mela, pera e non mi viene in mente in italiano. Vabbè, non mi viene in mente. Non è la susina. Non mi viene in mente. Ma se mi viene in mente poi ve lo dico. Comunque, questo qui, con pure scritto un po' di muesli. La frutta appunto per il pomeriggio quando sto in giro, se c'è fame e qualcosa da mangiare. Questi tutti 95 centesimi, sono l'edizione diciamo invernale di Bagnoschiumi, così a felice inverno. Poi, prugna, questa era la prugna, flame, prugna. Scusate, ma mi devo ricordare, non mi ricordavo. Questo qui con le mandorle e cotone, fiori di cotone. Anche 95 centesimi, non mi ricordo, ve lo dico di prezzo. Ne ho presi 3. Sì, questo qua è il terzo, che è alla vaniglia, pure versione invernale. Poi ciuccini, praticamente mio figlio altrimenti prende solo questi ciucci, prima prende anche quelli della mam, però ora non li vuole più. Infatti ne ho comprato 2 pacchi della mamma, costa comunque 7 euro 2 ciucci, perché questi non riuscivo a trovare, io l'ho dati, non li vuole, li sputa, piange, fa il pazzo. E il problema è che questi non li riesco più a trovare in giro, solo da femmina. Questo è l'unico che c'era da maschio, la forma diciamo quella che vuole lui, quindi ciuccetto. Pane sempre come si dice, senza glutine. 2 confezioni. Poi questo è carne praticamente di manzo. Se vado di fretta uso la carne questa qua, perché con le verdure si cuociono prima, se devo mettere a cucinare pure con la carne ci metto un po' di più. Questo è uno di pollo. Scusate.
poi un pacco di biscotti per me, quelli appunto senza glutine. Questi sono senza glutine, senza latte, senza burro, normalmente sono fatti di aria. Chiudi. Oh, te fa un po' scarico. Questo qui invece, sempre le frutte, col muesli, banane, mela e ciliegie. Da 8 mesi in poi. Piccolino ha 8 mesi, qualche settimana, e quindi prendiamo 8 mesi in poi. Ah, poi ho preso, che ho già aperto, usato. Questa qua, mano per le creme, questa mano per le creme, crema per le mani, perché le parole in tedesco sono, cioè, si dice hand creme, quindi mani crema, io tra italiano e tedesco, portami via proprio, questa qui la crema per le mani, che, e questa è la, praticamente la marca che io compro tutto di, per Karim, che praticamente è 100% biologica e senza prodotti chimici che possono far male. Io ho un'app che si chiama, mi ricordo, c'era, cioè, la carotina, diciamo, disegnata, e da lì puoi vedere, prendi tutti, scannerizzi il codice a barra, ti dice quanto può essere nociva, lì, le cose nocive che ci sono dentro, di qua e di là. Questa qua senza profumi, c'è, cioè, la marca proprio più buona che ci sta, che almeno io mi trovo benissimo, e anche per Karim, e questa è per persone grandi anche. Ed è praticamente per le mani. Vista l'allergia, mi serviva una crema decente e ho preso questa in farmacia. Praticamente c'era una fila, mal di schiena, allucinante per andarci, e quindi niente. Queste sono le cose che ho preso dal DM, se non mi sbaglio. Ah, poi ho preso altre due cose piccoline che però non ve le mostro, ve le faccio sparire qua. Che praticamente lo dico perché le mie amiche, che molto probabilmente vedranno questo video, più altro guardano le cose, che non capiscono quello che dico. Comunque è uno shampoo a secco piccolino così, che va nella busta dei regali di una mia amica, due mie amiche veramente. E poi ho finito le cose comprate da DM. Ora facciamo le cose comprate da Action. Ho comprato niente, queste luci LED. Io sono, penso, una fan, una delle poche, chiamano le luci a caldo. A me diceva di luci fredde, le luci a caldo piacciono solo quelle delle candele. Se esiste una candela che produce, produrrebbe, luce calda, penso che è fredda. Kalt in tedesco significa freddo. Luce fredda, che mi ha comprato una candela. Cioè, io amo questo bianco, io amo la neve, quindi mi piace tantissimo il chiaro. Infatti penso che il mio prossimo abitare sarà bianco. C'ho uno minuscolo, che dico sempre volevo prendere uno grande, però mo già col piccolino non c'entra niente in casa, quindi mi manca il mio piccolino. Quando ci trasferiamo prendo quello più grande. Comunque, queste luci LED sono 1,20 m di luci. Qua sta scritto che per un albero più o meno di 180 cm, il mio è, penso, 1,20 m, 1 m qualcosa. Però mi piace tanto tanto le luci, quindi ho preso questo qua e ho pagato, mi sa, 13 o 14 euro. Scusate. Le bavettine. Queste qua, perché lui, che si è fatto, se sono usciti i denti, sbava come non mai, e di questa marca qua ho preso tutte. Mi mancava elefante in bianco e nero, elefante blu, cioè con tutti i colori sul blu, e il dinosauro, non mi ricordo il colore, però c'era solo questo qua, e comunque sul nero non c'ho niente, quindi ho preso questo qua per bere un pochettino su tutto. Sono tre, e queste qua pagate intorno ai, penso, 3 euro, quasi 1 euro l'una. Sono tre, come si chiama? Fantasia di tre elefantini. Così, tipo le più gerolline, e questo qua ho tanti elefantini piccolini. Ok, vuoi salutare mamma? Vieni qua, ti vediamo un attimino. Dici ciao a tutti. Giù. Poi ho preso le palline bianche. Questa mi ricordo se le ho prese dal DM, mi sa che DM le ho prese. Vabbè, comunque delle palline bianche, queste qua sono poco, 1,95 euro piccoline, perché l'albero solito lo faccio sempre bianco e rosa e argentato, però quest'anno in onore di Karim lo farò celeste, bianco e argentato. Poi ho preso paio di mutande, due normalissime, la L, speriamo che mi vanno bene. Strofinacci, questi erano, mi sembrano pure 2-3 euro, 3 pacchi praticamente. I miei sono tutti scoloriti, rovinati, quindi me li sono comprati nuovi, quelli li butto. Ce l'ho pure da tantissimo tempo.
Poi. Ah, degli elastici piccolini perché a piccolino, prendo i capelli, mi ho tutti davanti la faccia e ogni tanto almeno a casa li faccio tipo la fontanella e quindi mi servono gli elastici piccolini che non è che c'ha tantissimi capelli. Neri, se no Papino si arrabbia. Poi ho preso due cioccolate, una natalizia e un'altra tipo delle palline di cioccolata, però pure quelle sono dei regali quindi non ve le faccio vedere. E poi ho preso queste palle per concludere, ah no, quasi concludere. Queste palline qua sono bellissime. Queste 90 centesimi l'una. Sono di vetro sul celestino, appunto l'albero faccio celestino, con appunto questi tipo rametti bianchi bellissimi, due di queste. Anzi, tre. Sto dicendo, e che la terza stava nascosta, che una era rotta. Quindi ho preso 3,95 centesimi l'una. Queste qua mi stavano 1,20 euro, stavano 1,40 euro, cosa del genere l'una. Queste bellissime, tipo questi rametti, tutti brillucciosi bianchi. Poi ho preso questa così, cioè è identica al modello, solo che questa è bianca e questa qui è, diciamo, trasparente. C'ho gli orecchini così. E le pallettine. Poi l'ultimissima cosa, l'ho già spacchettato quindi non so dove sta il pacco, diciamo, contenitore, però vabbè. Ed è questo bellissimo completino per il piccolino di aiutante, proprio aiutante elfo. È troppo carino. Mi sa che gli va un po' grande perché è un po' corto, è piccolino, però cioè, è troppo bello. Quando l'ho visto, no, per 5 euro, cioè l'ho comprato da H&M, un botto di soldi ho speso per... L'ho comprato, poi lo vedrete, penso, non so se lo vedrete, però vabbè. È un completino di Natale con un mini topolino persone natalizia e poi un pigiamino anche persone natalizia, pure carinissimo. Mi sa che vi ho fatto vedere, non mi ricordo. Comunque questo qua per 5 euro non lo devo prendere. C'era pure qualcosa per adulto, però super 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 imbottita. Più che altro per quando uno esce, dentro casa qua fa, cioè si sta bene, fa caldo comunque. Le case sono isolate bene per il freddo. E niente, questo è tutto. Devo ora mettere a sistemare l'ambaradan, anche perché il piccolino si è svegliato e il papà deve andare all'uni. E niente, ci vediamo in un prossimo vlogmas. Proverò a farlo ogni giorno. Non penso che ci riuscirò, oppure non ogni giorno, non penso proprio. Però ci proverò, proprio massimo lo farò ogni 2 giorni se un giorno salto. E siamo, ora andiamo dal fratellino. E niente, un bacio a tutti quanti e ci vediamo in un prossimo video. Ciao!